Com'è il tuo rapporto col vino in generale? Allora, io sono nato per il vino è il mio lavoro, è la mia passione, è il mio hobby, per cui solo vino. Un po' questa stupidaggine dell'apertura è solo uno dei tanti dettagli di un percorso iniziato nel 75 con un socio Sandri Fiorentino, e con Sandri nasce appunto la Poiere Sandri. Nasce da nulla, eravamo due ragazzi giovani, allora Eskimo e capelli lunghi, era il periodo della lotta studentesca, di tutto un mondo che stava cambiando, e noi eravamo figli del 68 in realtà. Parte l'azienda, l'azienda cresce e questi 49 anni siamo arrivati praticamente dai 2 ettari originari a 35 ettari, e per il Trentino è una superficie piuttosto importante. Abbiamo assistito a qualcosa di spettacolare poco fa, un'apertura strepitosa, uno spettacolo dicevi addirittura. Da quanto tempo è che ti accompagna? Penso che sarà una quindicina d'anni circa che faccio questa operazione, dopo averla vissuta in Portogallo in realtà. Nella zona del Porto si usa questa tecnica per aprire vecchie bottiglie, magari centenarie, bottiglie che hanno 50, 70, 100 anni. L'alcol fra l'altro del Porto è piuttosto sostenuto, il tappo soffre, ma anche lo stesso sughero è un prodotto naturale, per cui la sua durata non è limitata. Questa apertura ti permette di togliere in un colpo secco ceralacca, tappo e avere la bottiglia disponibile. Per cui una tecnica straordinaria, questa dello shock termico, ma soprattutto un effetto anche scenico che non è da poco. Oggi siamo qui a celebrare il 40° anno dell'Enoteca Longo. Cosa ti lega a questa realtà legnanese? Ma in realtà Giovanni Longo e fratello è una conoscenza da lunga data. Io ero un ragazzino quasi, ragazzino forse no, ma quasi, e andavo ogni tanto a ascoltare questo personaggio di Milano che portava notizie, portava idee, portava qualcosa che a me mancava praticamente. Noi viviamo in campagna, siamo in Trentino, e già Milano era qualcosa di così utopico quasi, no? Venire in città e imparare e capire qualcosa. E Giovanni l'ho sentito in più relazioni, in più conferenze, e per me è sempre stato un punto di riferimento. Poi nel tempo siamo diventati anche fornitori, per cui si è chiuso un cerchio. Oggi forniamo dei prodotti all'Enoteca Longo con soddisfazione. È nata anche un'amicizia familiare con tutta la famiglia.